Buona Pasqua a tutti quanti voi da Agropalate provincia di Cosenza. Questo è il mio pranzetto che ho preparato, rimediando un po' quello che avevo in giro. Comunque sono riuscito a fare anche una buona lasagna quest'anno, rimediando, diciamo, qualsiasi cosa che ho trovato e è venuta comunque una buona lasagna lo stesso. Il mio capocollo, il prosciutto, due caricelle di sardella, un pezzo del mio picellato. Ho fatto anche una buonissima. Ho fatto 6 litri di limonata con arance dolci. Biologica 100%, cioè questa roba va bene per allontanare qualsiasi cosa, noi ci proteggiamo di più. Una bottiglia di vino che avevo messo da parte, della pancetta di quella rotolata, ci ho messo anche un pomodoro, questo è il peperoncino che non può mancare mai, un bicchiere di vino, va bene così. A me, diciamo così, è andata ancora bene, nonostante la sfortuna che stiamo avendo, però speriamo che finisca presto, insomma, se no così. Ovviamente un pensiero va a tutte le persone che non ce l'hanno fatta, purtroppo ancora stanno combattendo negli ospedali, agli infermieri che si stanno veramente ammazzando per riuscire a salvare più vite possibili. Diciamo che poi il ragionamento va fatto sempre alla fine, però la situazione veramente in alcune zone d'Italia è veramente drammatica, ma non solamente in Italia, anche in Spagna la stessa cosa, in America ancora forse anche peggio. Speriamo che questo incubo passa al più presto possibile, con l'estate, col caldo, speriamo tutti bene. Ancora purtroppo bisogna aspettare un po'. I segnali ci sono poco poco, ma non siamo ancora usciti nella fase critica, secondo me. Ci vuole ancora almeno un mesetto, ecco. Voi tutti una buona Pasqua.